ha affermato con perentorietà Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e mai nome fu più orwelliano, che il Partito Democratico è garante di patriottismo e serietà. Sì, avete capito rettamente, patriottismo e serietà. Tra tutti i termini disponibili ha scelto probabilmente quelli più scivolosi. Patriottismo anzitutto. Mi pare di poter dire ragionevolmente che se c'è una parola che esula dal lessico e dalla prassi politica del Partito Democratico, quella è proprio la parola patriottismo. Stabilmente il Partito Democratico, e non ne ha mai fatto mistero, invero, ha sempre tutelato ragioni che si presupponeva fossero superiori rispetto a quelle della patria, genericamente intesa come luogo provinciale, come luogo particolare, come covo dei nazionalismi regressivi e dei tribalismi xenofobi. In sostanza, la patria veniva svalutata e sempre si sostenevano le ragioni superiori dell'Unione Europea, della globalizzazione, del cosmopolitismo. Ed è davvero singolare che adesso, ex abrupto, compaia nel lessico politico del Partito Democratico, il partito meno patriottico che vi sia, probabilmente, il richiamo al patriottismo. Davvero prodigi delle campagne elettorali, forse. Non so se la parola patriottismo richiami voti, non saprei dire. Sicuramente è una parola che non è stata utilizzata in precedenza dal Partito Democratico. Per fare una sintesi tra patriottismo e serietà, ossia i due concetti evocati da Letta, possiamo dire che il Partito Democratico forse è stato garante per ora di un patriottismo che ha seriamente tutelato l'interesse cosmopolita dei mercati, della globalizzazione e non certo quello della patria in ogni caso. Davvero un patriottismo sui generis, mi verrebbe spontaneo commentare. Insomma, davvero, in campagna elettorale capita di sentire le cose più balzane e più bizzarre e questo è sicuramente il caso.